Carissimi amici di Cucina da Estasi, quest'oggi vi propongo una ricetta tradizionale tramandatami dalla nonna paterna, ossia la pastiera di tagliolini e riso che si mangia alla vigilia di Pasqua. Per 4 persone ci occorrono un uovo di tagliolini fatti in casa, pecorino romano grattugiato, un uovo, 3 cucchiai di olio evo, sale quanto basta, 50 g di burro, 6 cucchiai di riso, grana grattugiato e pepe quanto basta. Quando l'acqua bolle, salatela e calate il riso. A 2 o 3 minuti dalla fine della cottura, calate anche i tagliolini. Scolate il tutto e cominciate a condire. Iniziate col burro. Sbattete l'uovo con sale e pepe e unitelo alla pasta. Mescolate, unite i formaggi e l'olio. Intanto per la sfoglia ci occorrono un uovo, farina 00 quanto basta, farina di semola di grano duro rimacinata quanto basta, 100 ml di acqua fredda, pepe quanto basta e sale quanto basta. In una scodella mettete l'acqua, l'uovo, il sale e il pepe. Mescolate il tutto e aggiungete le farine. La quantità varia a seconda di quanto se ne tira il liquido. Spostatevi ad impastare su una spianatoia e alla fine dividete in due l'impasto. Spianate le palline in modo da creare due dischi. Imburrate e infarinate una teglia e ponete il primo disco di sfoglia. Il ripieno di tagliolini a riso conditi. E infine sopra mettete l'altro disco. Chiudete i bordi arrotolando l'impasto prima con le mani, poi aiutandovi con una forchetta. Spennellate con un po' di latte e praticate dei taglietti con la punta di un coltello affinché l'impasto resti ben attaccato al ripieno. Infornate a 200 gradi per 30 minuti circa. Guardate che la sfoglia sia ben dorata. E voilà, la pastiera è pronta. Voglio tanti like per questa ricetta fatta col cuore. Alla prossima con Filomena da Cucina da Estasi.